Buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui in questa domenica con Francesca Coglin, con Gaia Giuliani e con Ida Domenigliani. È un incontro che fa parte di questi incontri che facciamo nella scuola di politica popolare di Grande come una città, che è un progetto che ormai, insomma, ha più di 2 anni. L'idea che abbiamo avuto appunto nel municipio Terzo di lavorare sulla pedagogia pubblica permanente, cioè di cercare di condividere in un contesto di crisi epistemica, per usare un termine caro forse a tutte, come è spesso sottolineato anche in alcuni recenti articoli, Ida Domenigliani, il bisogno di cercare di dare valore alla riflessione della politica, perché appunto non esiste politica senza un piano anche teorico, un piano di interpretazione, non soltanto un piano, come dire, pratico o addirittura appunto bassamente testimoniale. Intorno alla scuola di politica popolare è partita come appunto dal municipio, dall'assessorato alla cultura del terzo municipio, ma si è trasformato ben presto in un gruppo auto-organizzato, una vera e appunto comitato attivo, scientifico attivo, di persone sia accademici che non accademici, che attivisti, che si sono messi insieme e hanno pensato in questi anni, organizzato, ormai forse saremo sulla trentina di incontri. Il primo anno abbiamo ragionato soprattutto appunto su alcune parole chiave della politica contemporanea, quasi come se dovessimo fare un'opera di autoformazione proprio e di rialfabetizzazione al discorso pubblico. Il primo incontro è stato proprio con Ida Domenigliani, che fece una bellissima lezione sui limiti della democrazia, sulla democrazia al limite, anzi, proprio già si intravedeva come appunto quei limiti fossero appunto sempre più estremi, quella democrazia fosse a un limite sempre più estremo. E poi abbiamo ragionato su altre parole chiave, da sindacato al termine stesso della politica. Prima della pandemia e poi soprattutto con l'arrivo della pandemia, abbiamo pensato di provare a ragionare anche su quello che il nostro tempo ci proponeva in maniera più urgente. L'agenda del discorso pubblico chiaramente non può essere un'agenda astratta. E negli ultimi incontri abbiamo, grazie anche a Nicola Ruganti, abbiamo affrontato, che una delle persone che lavora, insomma, che partecipa, anzi, a questo laboratorio, che è questa scuola di politica popolare, avevamo pensato di affrontare i temi che riguardavano la pandemia, il coronavirus, e ne abbiamo parlato quindi di mutualismo con Salvatore Cannavò, abbiamo parlato di cura, e Francesca Coin ha pensato giustamente di ragionare anche diciamo, sull'ombra di questo discorso, invece che è quello della necropolitica. Abbiamo parlato molto di come questa pandemia ha messo in luce la crisi di un sistema appunto sia democratico, ma anche appunto di un sistema epistemico, di un sistema appunto di relazioni, eccetera, eccetera. Ma spesso quest'ombra è un rimosso dal lutto alla morte, alla selezione di chi deve curarsi e di chi non deve curarsi. Questo è un tema caro, credo, appunto a tutte e tre quelle che sono le discussant di oggi, che sono tre filosofe, tre studiose, e le presento appunto Francesca Coin, che credo sia a Milano, però in realtà insegna a Lancaster, quindi in questo momento può insegnare anche a distanza, ma in genere invece ha insegnato a lungo alla Ca' Foscari di Venezia, e da un anno invece nel Dipartimento di Sociologia, è associata al Dipartimento di Sociologia a Lancaster. Gaia Giuliani, grazie moltissimo, che invece è a Coimbra, è all'Università di Coimbra, quindi in Portogallo e a Lisbona, e Ida Domenigliani, che come si dice, sta tra la Calabria e Roma. Lo dico non soltanto, come dire, come questione personale, ma anche perché spesso ha
un'attenzione politica a entrambe le questioni. E, io intanto poi farei delle domande più specifiche, anche delle presentazioni più specifiche. Intanto però chiederei a Francesca, Ida Domignani, appunto, studiosa, teorica, politica, giornalista del Manifesto del Lungo Tempo, adesso scrive su Internazionale e sull'Huffington. Però chiederei intanto a Francesca diciamo, di spiegare la ratio e l'origine, diciamo, di questo incontro. Dunque, grazie Christian, grazie a Grande come una città, la Scuola di Politica Popolare. Spiego un po' perché abbiamo pensato di fare questo incontro anche e soprattutto con Gaia Giuliani e Ida Domignani, due delle donne più brillanti che ci sono in Italia, che però lavorano anche molto all'estero e che hanno una grande sensibilità ai temi di cui appunto vogliamo discutere. Che sono due temi, appunto, così, due parole grosse, due parole importanti, anche impegnative, perché abbiamo voluto intitolare questa discussione, questo dibattito con le parole capitalismo e necropolitica, il lutto e le lotte. La ragione per cui volevamo mettere al centro queste parole così importanti è che ovviamente la pandemia ha un po' fatto da cartina tornasole rispetto al ruolo della sofferenza, anche della morte, diciamo, nell'economia contemporanea. Dico nell'economia contemporanea perché ovviamente siamo entrati nella crisi sanitaria in cui siamo da un anno, già con un sistema molto affaticato da 10 anni di crisi, 10 anni di tagli, 10 anni di privatizzazioni, 10 anni di austerità. E quindi ci siamo trovati nel bel mezzo appunto di un'emergenza sanitaria che richiedeva una grossa presenza sul territorio pubblico di strutture appunto sanitarie, ma non solo, pubbliche e anche di tutela, di cura della salute, ma anche dell'istruzione, degli anziani, dei migranti, delle persone senza diritto di cittadinanza e non solo. E abbiamo visto un po' che tutte le vulnerabilità sono state schiacciate, sono state le prime a soffrire le conseguenze di questa pandemia. E giusto per dare appunto così molto impressionistica descrizione di quello che è avvenuto in Italia, ma anche nel resto del mondo, abbiamo visto che questa pandemia è stata un po' un raggio X, una cartina stornasole di quelle che sono le vulnerabilità sociali. Io una citazione che riprendo sempre, che secondo me è il sunto di questa fase storica, è quella di Ruth Wilson Gilmore, che è questa studiosa abolizionista nera statunitense, che dice: il razzismo è la diseguaglianza nella vulnerabilità alla morte. Lei lo dice in modo più complesso, però in buona sostanza dice: ci ricorda che la vulnerabilità alla morte non è un non avviene in modo uguale nella società, bensì colpisce anzitutto le fasce più vulnerabili. Quindi questo raggio X, questa cartina tornasole della pandemia, ha rivelato le diseguaglianze della società in cui viviamo, ha rivelato gli interessi privati della società in cui viviamo. Ed un tratto, appunto, ci siamo trovati nelle numerose contraddizioni in cui stiamo, appunto, da almeno 12 mesi, di una, appunto, classe politica, ma anche di interessi privati che hanno sempre messo come dire, davanti come prioritari interessi economici, appunto di apertura di varie attività commerciali, produttive, e viceversa abbiamo visto anche che chi è invece era in una condizione di maggiore vulnerabilità si è trovato come in un sandwich, come in una strada senza uscita, in cui non c'era scelta tra di tutelare la salute, c'era
un bisogno di continuare appunto a lavorare, a far finta che andasse tutto bene per cercare di sopravvivere. Stretta appunto volerla guardare da un punto di vista di politica economica ci chiama in causa tutta una serie di questioni, chiama in causa appunto gli effetti dell'austerità nella società, chiama in causa il carattere sacrificale dell'austerità dell'economia in cui viviamo. Infatti per questo la parola capitalismo, che un pochino demitizza il mercato dentro cui stiamo e ci ricorda che appunto la sofferenza di questo sistema produttivo è sempre stata enorme e noi magari appunto per tornare alla crisi epistemica di cui parlava Christian tendiamo alle volte a ragionare un po' in termini liberali come un'economia libera, come un'economia di progresso, come un'economia di competizione, invece è un'economia molto spesso sacrificale. Aggiungo un pezzo in questa specie di breve introduzione, perché c'è un pezzo, ci sono due pezzi che un pochino introducono magari il lavoro di Gaia e il lavoro di Ida, perché Ida ha insistito molto e giustamente negli ultimi mesi anche sul carattere di rimozione sociale di quelli che sono stati i lutti di rimozione proprio della sofferenza di cui siamo stati testimoni ma anche partecipi negli ultimi mesi, che anche questa ha avuto un grosso significato politico, secondo me, perché se vediamo ad esempio a quanto è accaduto negli Stati Uniti, abbiamo visto che il lutto di per sé stesso da George Floyd, ma anche le fosse comuni a New York, piuttosto che l'esplicito trascurare la protezione della popolazione è diventato un catalizzatore di resistenza politica. È come se quello fosse diventato un momento di illegittimità del governo. La morte, diciamo, onnipresente, di cui parlava Fanon in un libro bellissimo che si chiama Un colonialismo che muore, questo è il titolo la traduzione del titolo in inglese, quello in italiano non lo so, ma lui parlava di morte onnipresente e raccontava la morte onnipresente come il grimaldello appunto di una lotta rivoluzionaria, perché alternative non c'erano. E per certi versi, secondo me, è quello che abbiamo visto negli Stati Uniti, in cui appunto l'onnipresenza della sofferenza è stato un fortissimo catalizzatore di resistenza sociale. E questo è un modo di guardare, ad esempio, al passaggio tra Trump e Biden, che magari non è stato, diciamo, al centro delle analisi e che tuttavia sicuramente nella psiche sociale, nella sensibilità sociale ha avuto un ruolo forte appunto nel fare da catalizzatore. Questo quindi lo dico perché diventa interessante a quel punto ragionare sul ruolo invece della rimozione in Italia, su come questo momento di lutto collettivo, che poi è diventato una lotta collettiva, ancora non c'è stato. E qui magari introduco anche o dico due cose su quello che è il lavoro di Gaia, dopo aver detto una cosa anche sul lavoro di Ida, che viceversa Gaia appunto si è soffermata molto su l'idea della vittima sacrificale o comunque su la rappresentazione dei vulnerabili come persone di scarso valore sociale. Cito un esempio italiano, cioè cito Toti quando diceva che non dobbiamo, ora non ricordo le parole esatte, però quando diceva che appunto non dobbiamo soffrire così tanto quando questo lutto riguarda gli anziani, perché sono la parte non produttiva della società. E quindi un po' la domanda che mi ponevo e la domanda che volevo porre a voi, o comunque il tema con cui magari iniziare questa conversazione, è: che cosa è successo in Italia? Questa rimozione perché è stata possibile? E dentro quali gerarchie sociali abbiamo nascosto il lutto? Quindi quante volte ci siamo ritrovati a sentir dire, dubito a dire noi stessi francamente, ma proprio a sentir dire che questo lutto andava circostanziato, perché tanto comunque erano anziani, tanto comunque avevano malattie pregresse, tanto comunque sono migranti o disabili o comunque categorie vulnerabili. Mi chiedo quanto questa narrazione abbia avuto presa
nel tessuto sociale sia diventata complice di un'assenza di risposta anche nei momenti più delicati della gestione della pandemia in Italia. E con delicati cito la regione Lombardia, ad esempio, rispetto alla cui gestione della pandemia non c'è stata una risposta forte, quantomeno di massa, per una gestione, insomma, incommentabile, e quindi in che modo appunto questa rimozione abbia anche fatto leva su delle gerarchie sociali che all'interno della storia italiana noi accettiamo, diciamo, abbiamo fatto nostri, o hanno avuto molta permeabilità, diciamo, nel tessuto sociale. Questo direi come cappello un po' introduttivo rispetto alla ratio del dibattito, e passerei la parola a Christian per passare la sua volta a Ida o a Gaia, insomma, secondo la tua scaletta. Il microfono, Christian. No, io sono contento, ma anche perché appunto questo incontro mette insieme tanti nodi che sono, come dire, questioni di lunga durata, almeno sono delle questioni che riguardano quello che sembra essere, per questo appunto sia Gaia Giuliani che Ida Domenigliani hanno lavorato a lungo sugli elementi di una crisi di un modello che non è soltanto un modello economico, un modello sociale, ma un modello di relazioni. Io passerei la parola a Gaia, che ha pubblicato da poco un libro sull'antropocene e viene da una serie di studi che raccontano come la crisi anche appunto di un sistema economico e sociale si sia integrata perfettamente con invece un backlash razzista molto molto forte. Io avevo lavorato, letto e studiato le cose che avevi scritto sull'identità nazionale, un'identità nazionale razzista, che è un tema su cui, come dire, ci siamo ritrovati a discutere soltanto recentemente rispetto a delle emersioni come quella della statua di Montanelli, o di riflesso per quello che avveniva negli Stati Uniti, come anche mostrava appunto altre riflessioni di Francesca e di Ida recentemente. E per questo, insomma, a entrambe farei la stessa domanda, e la domanda è appunto come questo processo che è esploso nella pandemia in realtà è un processo di crisi di lunga durata, e da un'altra parte appunto le crisi possono portare a dei grandi backlash, o magari appunto si spera almeno a delle trasformazioni, a delle forme di emancipazione. Non siamo molto, come dire, ottimiste qui tra di noi, ma insomma almeno un po' di lucidità. Allora parto io, Christian. Prima di tutto grazie veramente alla Scuola Popolare, all'AUTV, veramente un piacere stare qui con voi. Allora, rispetto a quello che dicevi, bisognerebbe capire che cosa intendiamo per crisi, perché la crisi non è, diciamo, né una realtà né un termine neutro. Crisi è vissuta in modo molto diverso da persone diversamente esposte appunto alla morte. E la lista, diciamo, delle persone sacrificabili è lunga, ne va ben oltre ciò che è stato reso visibile durante la lunga notte della pandemia. Molto è stato scritto su chi è sacrificabile in questa fase storica, che la si chiami postcoloniale, postmoderna, globalizzata. Ci sono persone che erano già considerate sacrificabili e che continuano ad esserlo per ragioni di razza, classe, genere, sessualità, appartenenza nazionale. Io normalmente utilizzo una definizione, un concetto, diciamo, positivo,
che vede contrapposti, diciamo, i luoghi del disastro e i luoghi per il disastro, no? Ovviamente molto a che vedere con la cosiddetta divisione fra sud e nord globale o fra, diciamo, ex colonie e ex metropoli coloniali, ma va ben oltre questa dicotomia, perché poi le dicotomie sono sempre facili da usare, ma sono molto più complicate nella realtà, no? Ed è un tipo di divisione, quella fra luoghi per il disastro, luoghi del disastro, che vede i luoghi del disastro come i luoghi in cui il disastro non è sistemico e quindi può essere superato, magari attraverso una crisi neolibrista. E i luoghi per il disastro sono già intrisi di diciamo, dai programmi di aggiustamento strutturale all'estrattivismo selvaggio, sono già completamente intrisi di crisi. La crisi è strutturale. Poi bisogna vedere chi è che la crea e chi è che poi ne è vittima e quanto ci interessa. Io mi occupo molto di media e ovviamente ciò che è interessante qui sono dinamiche di visibilizzazione o invisibilizzazione di un certo tipo di vite al margine o vite esposte alla morte. Ora, questa noi in Italia lo sappiamo bene che c'è una bella differenza fra le vite che vale la pena di essere vissute e le vite esposte alla morte. Mi viene in mente Seveso, mi vengono in mente ovviamente la questione dell'amianto, l'Ilva di Taranto, mi viene in mente la Montedison di Crotone, che non è assolutamente studiata né oggetto di dibattito pubblico, pur mettendomi vittime costantemente. Sto pensando ovviamente all'immondizia, a Terzigno, insomma ci sono luoghi dove la vita vale di meno e ovviamente luoghi e le persone che li abitano. Poi la gestione della pandemia ha stabilito nuovi confini tra chi è sacrificabile e chi no, riconfigurando l'accezione di necropolitica, che è proprio il fulcro di cui la nostra discussione di oggi, applicandola all'interno della sua cosiddetta comunità immaginata, cioè la comunità di chi vive una vita che vale la pena essere vissuta e colpisce soprattutto, e lo è stato molto chiaro, appunto, cittadine e cittadine bianche, anziani, anziane, non necessariamente disagiati, no? Inserendo cioè dentro la categoria di chi è reso più vulnerabile ed esposto alla morte pandemica, coloro che in Italia garantiscono il ciclo del consumo, ma sono anche quelli considerati, come si diceva, un peso per il welfare. Oltre a queste persone visibili, che non di meno sono state invisibilizzate attraverso la gestione della morte e del lutto, vi sono le persone invisibilizzate, che nelle statistiche dei morti, dei contagi, non vengono identificate né secondo linea di classe né secondo linea di razza. Quando dico razza, ovviamente io intendo la gerarchia sociale che colloca le persone identificate a partire dal colore della pelle o dalla religione in una condizione di inferiorità, quindi la razza ovviamente per me è una costruzione sociale e che limita di fatto i diritti di l'accesso alla cittadinanza. L'impatto della gestione della pandemia su chi esercita il lavoro di cura e domestico, il lavoro precario e nero, in particolare sui lavoratori e le lavoratrici senza documenti, non trova statistiche che lo rappresenti, ossia non è reso visibile impedendo l'ingresso di questi dati nella sfera pubblica e dunque impedendo che la condizione di vulnerabilità che tale invisibilizzazione crea possa diventare oggetto di analisi sociale e politica e di rivendicazione. E questo forse risponde anche al quesito che era stato posto da Francesca. L'esposizione alla morte per pandemia qui si incrocia sia con la vulnerabilità sociale che colpisce le persone definite povere per reddito, con la vulnerabilità sociale di coloro che sono già soggetti svantaggiati. Penso alle donne, ma anche ai malati mentali, ai malati cronici, eccetera, e alla vulnerabilità sociale di coloro che sono confinati nella zona grigia dell'assenza di diritti determinate dalle leggi di restrizione all'immigrazione. Nel caso di chi che si trova a vivere all'incrocio di queste tre dinamiche, c'è diciamo, un elemento in più, qualcosa di persino più violento, che ha a che vedere con la criminalizzazione esasperata, che io definisco mostrificazione, dei e delle non cittadine identificate come inoculatrici del virus dentro la società italiana. Cioè, prima, e qui volevo rendere visibile una slide che ho preparato, se per favore la potete mandare, sia diciamo Zaia, Salvini, Conte, no? In momenti diversi
hanno manifestato una tanto elevata quanto fuori luogo preoccupazione rispetto al Covid che viene dal mare o il Covid diffuso attraverso la fuga dei migranti richiedenti asilo dai centri di detenzione. Hanno così contribuito a creare un panico morale specifico basato sulla contrapposizione noi loro, come se da un lato ci fossero gli untori e dall'altro una società compatta, l'unica che stia facendo sforzi per preservarsi dalla pandemia, come se i migranti ci sguazzassero la pandemia e ci godessero. La stampa ha contribuito poi a creare questo solco, dando risalto alla pericolosità dei non cittadini e ribadendo il discorso trito e ritrito di siamo tutti su una stessa barca. In un contesto di panico morale verso chi non rispetta le regole pandemiche, dentro un discorso che livella le differenze sociali e gli statuti di cittadinanza, attraverso la bugia dell'espressione siamo tutti sulla stessa barca, lo spauracchio dell'untore si innesta per definire chi non sta nella stessa barca, e chi attenta al benessere collettivo, che ovviamente è di fatto un benessere di una collettività da cui questi cosiddetti untori sono esclusi per definizione. Il paradosso è che se il Covid non conosce barriere fisiche tra stati, né la distinzione di classe, razza e genere, la gestione della pandemia ricostruisce tanto quelle barriere quanto quelle divisioni sociali. Stabilisce insomma il livello di vulnerabilità alla morte e la sacrificabilità dei soggetti vulnerabili, talvolta registrati come vittime, talvolta invisibilizzati, talvolta resi mostro abietto contro cui costruisce il consenso politico, a svolte che sono autoritarie nella gestione della pandemia e conservatrici nel modo di pensare la cosiddetta coesione sociale e l'inclusione delle persone marginali più vulnerabili. Le ripercussioni materiali di questo tipo di discorso sono tante e sono pericolose. Hanno a che vedere con l'accesso a cure e sostegno economico, alla cittadinanza e alla protezione delle categorie svantaggiate, e un disciplinamento generalizzato e più deciso verso quelle, diciamo, quelle persone che o sono escluse dalla comunità nazionale o ne sono marginalizzate o si contrappongono e non accettano questo tipo di discorsi. Quindi anche un giro di vite verso quella che può essere la contestazione sociale e politica. Le ripercussioni culturali e simboliche di questa gestione sono tante. C'è l'invisibilizzazione di alcune categorie sociali, come ho detto, e del lavoro di cura e riproduzione a cui esse contribuiscono, l'invisibilizzazione delle cosiddette categorie a rischio di mortalità pandemica, così come a rischio di esposizione alle condizioni traumatiche del confinamento. Penso all'aumento esponenziale dei femminicidi e all'aumento delle psicosi da confinamento che si assommano alle condizioni di malattia mentale e fragilità psicologica esistenti. L'invisibilizzazione dell'impatto economico e sociale della gestione della pandemia sulle categorie economiche più fragili e la criminalizzazione dei soggetti a lungo costruiti come nemici. Per cui la crisi non è di adesso. Quando parliamo della costruzione dei nemici è un qualcosa che viene da molto lontano. Ovviamente acquisisce caratteristiche molto differenti, ma se non ragioniamo in modo genealogico non capiamo come ci siamo arrivati a questa cosa. In particolare, il linguaggio di guerra usato a sostegno della gestione della pandemia e la gestione della crisi ha esasperato un discorso sulla nazione costruito per contrapposizione, noi loro, costruito attraverso l'identificazione di un nemico invisibile e di untori visibili, molto ben visibili, e una costruzione del confinamento contro il nemico, con la costruzione di eroi e vittime, di soldati e eserciti, che apre la strada di fatto alla legittimazione di un poliziamento sociale, pesante e pericoloso. Questo stesso linguaggio, insieme alle statistiche, impone la scelta di quale morte è visibile e quale morte è invisibilizzata. E ha imposto per lunghi mesi il rifiuto militarista di piangere le vittime, polarizzati fra la massa dei morti e la personalizzazione di alcuni morti. Io vivo appunto all'estero e la mia esperienza è stata attraverso Rai News 24, io seguivo l'Italia attraverso Rai News 24 e c'erano alcuni programmi in cui di fatto venivano invitati i familiari delle vittime a raccontare la storia di queste persone. Quindi fra la massa invisibile e la personalizzazione mancava di fatto la spiegazione di che cosa era successo, i fattori, le concause e le responsabilità politiche, di quello che era successo a queste persone. Queste ripercussioni, cosiddette culturali e simboliche, hanno la capacità di legittimare la gestione della crisi, di preparare il terreno a solchi
persino più profondi, e anch'io in questo senso non sono per niente ottimista. Una cosa che mi colpì sin dall'inizio della pandemia e diciamo della sua mediatizzazione fu che invece di invitare a preoccuparsi, alle persone a preoccuparsi del vicinato, ad assicurarsi che tutti e tutti stessero bene, sto parlando dal senza tetto alla senza tetto che abita sotto casa, la donna o l'uomo delle pulizie, la vicina anziana, il vicino precario, eccetera, eccetera, eccetera. Si è solo richiesto di stare in casa, quindi promuovendo un isolamento sociale molto specifico, e di contenere il dolore, appunto, di non socializzare il lutto. Io ho un auspicio per il futuro, ossia che le lotte siano tese alla costruzione di comunità di cura e di autocura, perché senza l'autocura la cura diventa invece imposizione sociale, patriarcale, autoritaria. Che quello sì che è un mostro, diciamo. E di fatto ci sia una risposta al Covid e alle sue mostrificazioni che faccia chiarezza appunto anche sulle ragioni della pandemia, ossia ragioni che vengono costantemente dimenticate nel dibattito pubblico, no? Come si è originata, perché, come è arrivata qua, e di fatto ricostruisca forme di comunità intersecanti, sì, e attraverso, è proprio a partire da quello che diceva Francesca, comunità intersecanti, sì, unite, non solo dal dolore, okay, ma da una reazione, da una soggettivazione molto, molto dura rispetto al dolore, perché ricordiamoci, non tutti possono reagire politicamente al dolore, ci sono appunto divisioni fra le zone, diciamo i luoghi del disastro, i luoghi per il disastro, che rendono impossibile di fatto la visibilità e diciamo gli spazi pubblici per la presa di parola e l'auto-organizzazione. Però è questo quello che io auspico. Grazie, perché veramente hai sceverato e articolato non soltanto sulla lunga durata, ma anche su un piano che mette insieme diverse questioni politiche, le questioni che riguardano la democrazia, questioni che riguardano i diritti e questioni anche che riguardano il piano della costruzione appunto poi di alcune categorie sociali. Io insomma, chiaramente c'è talmente tanta carne al fuoco che sono contento che insomma Ida Domenigliani poi ha una grande capacità di analisi e insomma prosegue. Gli lascio la parola volentieri. Posso aggiungere soltanto un altro pezzettino piccolo, proprio perché appunto so che tra i livelli di lettura che lei ha sempre aggiunto all'analisi dei fenomeni politici, c'è anche un livello psichico, l'analisi del negativo, come dire, hegeliano e dell'ombra junghiana insieme. Ha fatto, insomma, spesso ci serve a illuminare dei processi che sono nascosti, e in tutto quest'anno pandemico l'elemento appunto del rimosso non era semplicemente appunto l'elemento di della morte in sé, ma e del lutto, ma anche appunto quello che stava venendo fuori dalle cose che dicevano sia Francesca che Gaia. Quindi, ovvero l'annichilimento, la sparizione, l'annullamento, la disumanizzazione, quindi delle categorie sia che riguardano il piano sociologico, ma delle categorie che riguardano la psiche. Sulla psiche, su come poi appunto dei grandi fenomeni psichici, collettivi, poi a un certo punto trovino delle incarnazioni, Ida scrive, ha scritto, ha fatto un'ottima analisi della crisi del declino e della crisi del berlusconismo attraverso la categoria dell'impotenza, ma anche quel lavoro lì è un lavoro che oggi ci serve, il trucco nella lunga durata, perché appunto abbiamo visto come lo schianto di Trump poi non sia semplicemente
un'aberrazione, ma a un certo punto deflagri come una bomba a grappolo, facendo vittime in un'orgia di morte che spesso appunto poi colpisce senza nemmeno la possibilità di ripararsi. Grazie Cristian, troppi complimenti. No, io dirò poche cose sulla questione della crisi e poi voglio parlare appunto del lutto, politicamente ne voglio parlare. La crisi era una crisi pregressa, cioè noi ce lo siamo dimenticato, ma il capitalismo neoliberale non era mai uscito dalla crisi del 2007 e seguenti, soprattutto in Europa, diverso il discorso negli Stati Uniti, ma dalla crisi del cosiddetto debito sovrano noi non eravamo mai usciti del tutto e soprattutto si annunciava adesso un'altra crisi, prima della pandemia si annunciava un altro genere di crisi. La pandemia ha funzionato fin dall'inizio come occasione per naturalizzare questa crisi, cioè per attribuirla a un fenomeno naturale, che poi naturale non è, perché anche questo virus non è pura natura, è una natura socialmente devastata e costruita, cioè se noi non avessimo trattato la natura come l'abbiamo trattata, non avremmo questi spillover di virus da una specie all'altra. Questo ormai lo sappiamo, anche se anche questo è rimosso dal discorso pubblico. Quindi diciamo che questa pandemia è stata un'occasione per il capitalismo contemporaneo per naturalizzare una crisi che era già latente, perché come dicevano prima Francesca e Gaia, tutti gli elementi anche della crisi sociale e del suo trattamento politico e mediatico erano già tutti presenti. La pandemia li ha semplicemente accentuati in modo drammatico. Faccio un solo esempio. Prima Francesca diceva chi è venuto fuori che è sacrificabile e in base a quali gerarchie sociali, e faceva riferimento giustamente soprattutto al discorso degli anziani, no? Che sono stati trattati spesso in una maniera doppiamente cinica, no? Doppiamente inconcepibile, perché da una parte c'è stato il discorso compassionevole dei poveri vecchi nelle case di cura, eccetera, eccetera, che però, per esempio, non si è mai posto il problema del perché quasi tutti i vecchi, soprattutto nel nord Italia, stanno in queste case di riposo, no? Sono, come dire, dei cimiteri anticipati, spesso e volentieri, un destino francamente così da scongiurare, no? Per la vecchia. Ci sono in altre società delle altre soluzioni per chi è molto anziano ed è solo. Ci sono, per esempio, dei co-housing, ci sono delle sperimentazioni di vita in comune, di organizzazione di una vita comunitaria in cui si vive meglio l'ultima stagione della propria vita. Comunque, di tutto questo naturalmente non parlava neanche il discorso compassionevole. E poi c'è stato il discorso cinico, come sapete meglio di me, fatto proprio anche da alcune figure istituzionali, no? Vi ricordate la cosiddetta gaffe, che gaffe non era, del governatore della Liguria qualche mese fa sui vecchi sacrificabili, e continua questa cosa per esempio nella discussione su come vaccinare, no? Ieri proprio è uscita una cosa di Bertolaso che diceva che in Lombardia bisogna vaccinare prima i produttivi, concedeva gli over 80, però scendendo nelle fasce di età, proponeva di invertire il criterio, vaccinare prima i produttivi e quindi, per esempio, senza tutelare l'altra fascia molto debole, molto esposta per età, che è quella tra i 65 e gli 80. Quindi, però, io vorrei dire che questa gerarchia delle età
era stata molto preparata in Italia. Sul piano delle politiche sociali, ovviamente, non dico niente di originale con la distruzione del welfare, eccetera, ma soprattutto nel discorso politico. Perché noi abbiamo alle spalle una stagione in cui la parola d'ordine vincente, diciamo, è stata quella della rottamazione, no? Da parte di Renzi, ma non era una parola soltanto renziana. In realtà era una parola d'ordine che è circolata moltissimo, anche non esplicitamente, per esempio in tutti quei discorsi che hanno colpevolizzato la generazione dei baby boomers, no? Che ormai è una generazione di anziani, tutti quei discorsi che l'hanno colpevolizzata anche a sinistra, come una generazione fortunata che ha avuto tutti i diritti, eccetera, eccetera, e che adesso basta, andava insomma un po' scaricata dai costi sociali. Questo ha preparato, diciamo, il terreno a questo cinismo di massa per cui i vecchi erano tutto sommato sacrificabili, no? Al di là delle retoriche, c'è stata una contabilità, parliamoci chiaro, cioè bisognerebbe qui capire bene, fare un'analisi approfondita del discorso pubblico e anche del discorso istituzionale, quindi delle normative, per capire se il criterio decisivo nella gestione della pandemia sia stato un criterio di salvezza, di salvataggio delle vite o piuttosto un criterio di costi-benefici su quante vite erano sacrificabili, no? Qual era la soglia che il sistema poteva tollerare? E io temo che soprattutto nella seconda ondata e adesso nella terza si è avvalso soprattutto questo criterio. Quindi, diciamo, anche la gerarchia della vulnerabilità che distingue e gerarchizza le età è stata preparata non meno della gerarchizzazione che riguarda le razze, il nemico esterno, l'immigrato, i poveri, che vogliamo dire dei detenuti, guardate che questa cosa che nelle carceri non si è fatta vaccinazione e non si è fatta prevenzione è un altro delirio, dei meno, dei diversamente abili, dei disabili, eccetera, eccetera. Erano tutte categorie che erano già ampiamente inabissate e invisibilizzate nel discorso neoliberale, perché il discorso neoliberale è stato in realtà una insistente, costante incitazione alla guerra civile permanente. Io ormai lo chiamo così questa etica della competizione e del darwinismo sociale che impazza da ormai quasi 40 anni e il cui risultato è esattamente questo che stiamo vedendo adesso. Ora, qual è il punto? Che molti di noi, chi più chi meno, ha ritenuto all'inizio della pandemia che lo svelamento di questa situazione, di questa, diciamo, disumanizzazione necrofila dell'etica neoliberale, fosse stavolta talmente eclatante che ne saremmo usciti un po', insomma, con delle svolte, con delle riforme, ecco. Io non ho mai creduto naturalmente al discorso, alla favola bella delle televisioni, di questo totalitarismo mediatico che c'è stato soprattutto in Italia. Credo che da nessuna parte sia stato così martellante come in Italia, che all'inizio della pandemia raccontava questa favola che ne saremmo usciti migliori, no? Non ho mai creduto a questo, perché non credo che gli esseri umani escano migliori naturalmente dalle crisi, è il contrario, casomai. Però ho avuto fiducia per molti mesi che la politica, non italiana, ma diciamo la politica internazionale
avrebbe trovato delle soluzioni presentabili, no? Quindi si sarebbe inventata delle riforme del sistema. In realtà pare che non stia andando così. Pare che non stia andando così. Io adesso lo dico in modo interrogativo e interlocutorio, però mi pare che anche il grande esperimento riformista annunciato da questo governo italiano non sia tale neanche un po', perché se si vanno a guardare poi nel dettaglio la composizione di questo governo, le intenzioni, i curricula delle persone che ne fanno parte, eccetera, tutto ha il sapore di una restaurazione con riconversione del capitalismo italiano ed europeo. Certamente il capitalismo europeo ha bisogno di riconvertirsi, non può restare quello di prima, perché quello di prima, nella situazione geopolitica, rischia di precipitare nel giro di 20 anni nell'inutilità assoluta. Cioè, questa storia che l'Europa doveva vivere di turismo sostanzialmente, è chiaro che non va bene. Quindi bisogna riconvertire, si sono inventati questa riconversione green, che è, insomma, è il minimo che si possa dire di voler fare dopo una pandemia, nonché la riconversione digitale, che invece ci sarebbe stata comunque anche senza pandemia, ma che naturalmente la pandemia ha accelerato e accelera moltissimo. Però che da tutto questo venga fuori un sistema più equo, o se vogliamo meno iniquo di quello da cui proveniamo, non c'è invece attualmente nessuna sicurezza e oserei dire quasi nessuna speranza. Allora, che ruolo gioca in tutto questo la situazione di lutto nella quale noi siamo immersi? Io ringrazio molto Christian per aver detto che mi occupo un po' del negativo, diciamo. Allora, quando io parlo di situazione di lutto, intanto mi riferisco ovviamente in primo luogo alle perdite umane che abbiamo subito, che non sono numeri, come ci vengono snocciolati ogni sera ormai da un anno esatto, sono persone, sono affetti, no? Spesso conosciuti o anche sconosciuti, e sono perdite che muoiono, come sappiamo purtroppo bene, in un modo particolarmente doloroso, no? C'è questa morte solitaria, questa morte senza respiro, che è una. È il vero shock, secondo me, di questa pandemia ed è veramente molto dolorosa. Però noi abbiamo perso anche un'infinità di altre cose. Abbiamo perso la possibilità di toccarci, abbiamo perso la possibilità di incontrarci, abbiamo perso la possibilità di fare politica con aggregazioni libere dal basso. Abbiamo perso la possibilità, molti hanno perso un lavoro, una casa, un posto di lavoro socializzabile, tutti lavoriamo ormai nell'isolamento digitale, molti almeno. Abbiamo perso anche delle abitudini e abbiamo perso anche delle possibilità dell'immaginario. Per esempio, una delle cose che a me manca di più è la possibilità di viaggiare, ma non solo la possibilità materiale di viaggiare, anche la possibilità di immaginare di viaggiare, no? E questo vale per tutti quelli che avevamo anche un pezzo della nostra attività fuori dall'Italia, no? E che naturalmente siamo adesso nell'impossibilità di vivere anche in questo altrove, che per molte di noi, per esempio per me, era fondamentale frequentare qualche giorno all'anno un luogo altro. E naturalmente, a maggior ragione, questo vale per chi invece i viaggi non li faceva per lavoro o per vivere il proprio altrove, ma li faceva e li fa per necessità di sopravvivenza, e parlo dei migranti e delle migranti.
Quindi abbiamo perso moltissime cose ed è come se un sistema di vita basato molto sull'essere e sull'avere, sull'avere e sul possedere, scusate, e sul consumare anche, si fosse trasformato improvvisamente in una grande esperienza emorragica. Ogni giorno c'è qualche cosa che perdiamo, no? Questa, secondo me, è la situazione in cui ci troviamo. E in cui ci troviamo tutti, ovviamente con le scale sociali gerarchizzate che prima Gaia ricordava, però è abbastanza una situazione universale in questo momento. Allora, naturalmente, ripeto, molti la vivono molto peggio, certamente io faccio parte di quel pezzo di società che l'ha vissuta con dei cuscinetti sociali abbastanza che hanno attutito il colpo, però io penso che psicologicamente sia una situazione che oggi veramente è comune e accomuna. Allora, qual è il punto? Che la politica non ha trovato nessun linguaggio per parlare a questa esperienza emorragica di perdita e di lutto. Questo a me mi colpisce moltissimo perché non è un problema, vedete, di comunicazione. Si dice sempre che è un problema di comunicazione, di tecnica della comunicazione. Ma secondo me non è un problema di tecnica della comunicazione. A livello di singoli governanti è un problema di empatia. Infatti, pare che effettivamente dove governano le donne in posizione apicale ci sia stata una maggiore empatia nel rapporto con i governati. Questo vale per la Nuova Zelanda, vale per la Merkel, vale per altre leader che hanno stabilito una maggiore empatia con i loro concittadini, diciamo. Però, secondo me, è qualcosa che riguarda proprio l'essenza della politica. Cioè, la politica è un linguaggio della vittoria, è un linguaggio, è una volontà di potenza, no? E quindi la politica in realtà non sa perdere e non sa rapportarsi alla perdita e non sa stare dalla parte dei perdenti. E questo è un grossissimo problema perché c'è una vera difficoltà in questo momento a rapportarsi a questa esperienza, di perdita e di lutto nella quale ci troviamo. Ora è banale dire, banale, insomma, per modo di dire, va sempre ripetuto e ribadito che nel corso di questa pandemia si sono sempre scontrati due codici, il codice della salute e quello dell'economia, contrapposti, e che il codice economico ha sempre cercato di prevalere sul codice della salute collettiva, della prevenzione, eccetera, eccetera. Non sempre ha prevalso, ma ha sempre cercato di prevalere. Pensiamo in questa chiave a tutte le risse che ci sono state sulle aperture, le chiusure, eccetera. C'è stata questa lotta continua, no, di un codice economico che non si rassegnava ad essere provvisoriamente sostituito nella sua priorità dal codice invece della vita, della manutenzione della vita, della salvaguardia della salute collettiva. Quindi, diciamo, il codice economico ha sempre fatto premio su sul codice invece della cura, diciamo, no? Di una società della cura, intesa in senso lato, non solo come cura sanitaria, ma come cura del vivere propriamente. Però a un certo punto in particolare, secondo me, è successo qualcosa di più forte. Cioè, quando si sono materializzati questi benedetti soldi del Recovery Fund, lì veramente c'è stata una sospensione del discorso sulla cura e sulla salute a tutto vantaggio della ripresa del discorso economico. Questo, badate, che ha riguardato secondo me anche il governo Conte, che si è distratto a un certo punto dalle questioni sanitarie, soprattutto l'estate scorsa, perché
Per concentrarsi invece sulla questione del recovery fund, di come spendere questi soldi, cioè si è riattivato il circuito economia politica in senso molto tradizionale e molto capitalistico e molto neoliberale. Io credo che noi abbiamo molto sofferto, più o meno consapevolmente, di questo scarto tra una condizione esistenziale appunto di lutto e di vulnerabilità è un linguaggio della politica che non si sa rapportare a questa situazione. Francesca ricordava poco fa la rottura che da questo punto di vista c'è stata a un certo punto negli Stati Uniti e io sono assolutamente d'accordo con lei. Cioè, secondo me, nell'episodio dell'assassinio di George Floyd e nel suo grido I can't breathe, si è come creata una magica assonanza tra il suo grido personale e il grido del pianeta colpito dal Covid, I can't breathe, questa malattia che prende così simbolicamente il respiro. E c'è stata una reazione da questo punto di vista molto forte, molto materiale, corpi che contano, vite che contano, no? Black Lives Matter. E questo, secondo me, ha rimesso in moto la politica negli Stati Uniti. C'è stata proprio una svolta, una rotazione del discorso a un certo punto. Che invece in Europa non c'è stata. E io penso che noi soffriamo molto di questo, perché in Europa questo non è accaduto, cioè non è mai accaduto ancora, io spero che accadrà, che una rivolta materiale dal basso, per materialità, io intendo in questo caso soprattutto la materialità appunto dei corpi e delle vite, rispondesse a questa totale incapacità del discorso politico ufficiale di rapportarsi al lutto e alla perdita, che è una cosa che viene da molto lontano, naturalmente, tutto il discorso della modernità, adesso io non la voglio fare lunga, come potrei farla, la razionalità politica è una razionalità che nasce sulla rimozione della vulnerabilità, della morte e del negativo, e questa pretesa solarità della razionalità politica, no? Che ha sempre la meglio, l'ordine politico si costruisce sulla base di questa illusione di solarità. Però, appunto, questa illusione non si spezza neanche di fronte a un evento pandemico che prende un mondo globale e che quindi non può risparmiare nessuno. Paesi ricchi, paesi poveri, a diversi gradi, ovviamente, lo ribadisco, di distribuzione della vulnerabilità e dell'esposizione, ma non risparmia nessuno. E che la politica non trovi un linguaggio per rapportarsi a questo, anche nel prefigurare una ripresa, no? Una ripresa, una ripartenza, non può essere. Non può continuare ad essere configurata e raffigurata semplicemente come una ripartenza economica. Cioè, questa è una cosa che non parla a nessuno se non alla nevrotica ripetizione dell'uguale in ciò che nella società corrisponde ai comportamenti e alla razionalità politica, neoliberale. Perché guardate che bisogna, quando si parla di società, non la possiamo raffigurare sempre come la società buona, contrapposta alla politica cattiva, invisibilizzata, depauperata, deprivata, eccetera, eccetera. C'è una parte di società che è consenziente con l'etica neoliberale. Bisogna dire questo e bisogna dirlo anche nel giudicare comportamenti nei confronti dei quali oscilliamo, diciamo, tra la condanna moralistica e l'assoluzione benevola. Quando io ho visto, adesso io non lo so se siano vere quelle immagini che sono passate oggi in televisione, ma penso che false non siano,
dei Navigli di Milano ieri sera o del lungomare di Napoli. Cioè, lì c'è, non è l'essere scriteriati o l'essere giovani e non poter fare a meno dell'aperitivo, lì è un'altra questione, va analizzata come tale, cioè come un'etica individuale che sorregge, sostiene e conferma l'etica neoliberale. E noi abbiamo a che fare anche con questo, e non è un problema da poco. Perché appunto è il problema di come si riparte, cioè si riparte come prima o si riparte anche dal basso, voglio dire, dall'alto si riparte come prima, dal basso come si riparte? Si riparte riconfermando esattamente quello che si faceva prima o si riparte valorizzando quello che pure in questa situazione è venuto fuori molto bene a galla, cioè reti di solidarietà, reti di mutualità, reti di sostegno, reti di cura, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una decisione che va presa, è una decisione di posizionamento sia rispetto alla politica sia rispetto al sociale, che io penso che se esiste ancora una politica che non dipende, diciamo, dalle soluzioni di Palazzo Chigi e del Quirinale, dovremmo cominciare a porci in modo attivo. Grazie. Cristian. Grazie a te Ida, mi stavo smutando come abbiamo imparato a dire, abbiamo tutta una serie di neologismi per questo nuovo assetto e grazie davvero per l'analisi, anche qui lucidità e forse non dico un po' di pessimismo, ma anche un minimo di pars construens, di ottimismo, almeno di un po' di pars construens. Io leggo un paio di domande che sono arrivate a Francesca e poi ci aggiungo un'altra mia. Allora, le domande che sono arrivate sulle cose che hanno detto, che avete detto anche Gaia e Ida sono come pensare in queste condizioni un'auto-organizzazione efficace che porti il conflitto necessario ad emergere. Insomma, mi sembra la questione, e questa è Mena Moretta. Elena Russo invece chiede un codice economico distorto se si continua a mettere il profitto alla base dell'economia e non il benessere comune. L'economia può e deve perseguire il benessere comune, diversamente qualsiasi sistema economico fallisce perché genera solo conflitti. Poi c'erano un sacco di complimenti, brava Francesca, brava Gaia, brava Ida. Oggi il discorso pubblico in Italia appare pietrificato e una volta esistevano gli intellettuali che aiutavano a capire la società, Adriana Martino, Giuliana Giulietti, Sedat Kökat, la crisi è immanente al capitalismo, essendo gli Stati Uniti della classe dei borghesi, uno Stato non persegue il benessere comune, persegue il benessere di sé. Anche qui chiaramente appunto mi piacerebbe che la faceste lunga, come ha detto Ida, ma ci sono stati degli elementi che sicuramente hanno attraversato questa crisi in maniera, degli elementi, dei segni che hanno attraversato questa crisi, di questa pandemica appunto, e ci hanno mostrato come non fosse una crisi come dire, un episodio, e ci hanno mostrato come non fosse una crisi naturale. E io volevo chiedere a Francesca, appunto, come metteva insieme quello che è avvenuto negli Stati Uniti, insomma, l'episodio di Capitol Hill e tutto quello che c'è stato, appunto. Cioè, noi siamo passati, cioè, appena prima della pandemia, tu hai vissuto, appunto, quello che è stato la Brexit, se ti sei trasferita dall'Italia in Inghilterra mentre sta avvenendo appunto la disruption della Brexit, e hai osservato con particolare acume attenzione quello che è avvenuto negli Stati Uniti con a Trump, insomma, negli ultimi giorni di Trump. Sembrano segnali appunto finali anche lì molto molto forti. Dall'altra parte, la domanda che invece
ti volevo fare è che in questi stessi mesi, in questi stessi anni, anche questo sta emergendo, i movimenti sia negli Stati Uniti che in Europa, antirazzisti e femministi soprattutto, insomma, ci hanno aiutato, forse ci hanno dato un po' di strumenti, non dico per affrontare, ma almeno per capire le cose che diceva anche adesso Ida, appunto prima sull'empatia, ma è chiaramente. Come dire, la crisi del patriarcato forse si è dimostrata talmente plateale e clamorosa, ma proprio ruggente e roboante in quest'anno come non mai. Abbiamo visto dei maschi malati, la malattia di Bolsonaro, la malattia di Boris Johnson, la malattia di Trump, sono stati degli spettacoli che hanno illustrato forse in maniera veramente plastica una parte del discorso che faceva Ida e una parte anche delle cose che tu hai detto. Poi, insomma. Senti, io volevo cominciare riprendendo alcune cose che hanno detto sia Gaia che Ida e anche facendo una premessa, e cioè che sono veramente, veramente, veramente molto contenta di essere qui con voi perché, e non lo dico in modo retorico, lo dico nel modo più sincero, perché secondo me è mancato anche nei nostri dibattiti. In questi mesi è mancata la possibilità di discutere di questa parola semplice che è lutto e delle sue articolazioni. Quindi mi ha molto colpito e ringrazio molto Gaia per averci dato delle categorie che sono indispensabili. Quando parlava di morti di massa, morti senza nome, invece le morti con il nome, o le vite o le malattie con il nome Bolsonaro, eccetera, eccetera, ciò che è illuminato, ciò che invece è oscuro. Queste sono categorie che secondo me sono indispensabili in questa fase e che in Italia fatichiamo a fare nostre, anche perché appunto in Italia si vive con alcuni tabù, il tabù coloniale, il tabù patriarcale, il tabù della gerarchia sociale. Questi sono temi non messi in discussione. E quindi il mio primo ringraziamento è a Gaia per aver fatto questa analisi e il secondo ringraziamento è a Ida perché insomma io imparo sempre molto quando parla Ida, ma poi mi ritrovo sempre nelle parole che usa. Quindi ha usato cinismo e empatia. La scuola di cinismo che è l'economia neoliberale e la società consenziente all'epoca neoliberale. Vorrei un attimo provare a lavorare con queste insomma, su quello che sia Ida che Gaia hanno detto e premettere, appunto, come stavo iniziando a fare, che secondo me uno spazio di discussione di questi temi è tanto indispensabile quanto raro in questi mesi. Il fatto che sia raro, secondo me, si spiega anche nelle categorie politiche di cui ci siamo serviti, che sono spesso categorie sublimi, penso, non riesco a non dirlo, volevo non dirlo, ma insomma, Spinoza, la vita, no? E non c'è, voglio dire, tutti abbiamo amato Spinoza, però le fasi storiche richiedono categorie diverse e il tabù con il quale si è guardato al tema della morte, o al tema della malattia, al tema della fragilità, della vulnerabilità, si iscrive anche, secondo me, in categorie politiche che non ci fanno gioco in questa fase. Infatti, insomma, secondo me è un 15 anni che in Italia siamo in una sorta di grande riflusso, parlo proprio a livello di movimenti sociali e di categorie politiche da utilizzare. Lo dico perché esattamente nell'ottica di guardare con empatia la vulnerabilità e nell'ottica, prima Ida ha detto una magia che il I Can't Breathe di George Floyd ha creato una magia, poi ha detto un'altra parola che adesso mi sfugge, di risonanza, comunque era un po', mi sembra, il significato che tutti abbiamo risuonato in un certo senso con quelle parole, perché era quello che stava avvenendo, era quello di cui avevamo paura, se non per noi stessi, per i nostri cari, se non per insomma, per
per questo corpo sociale con cui comunque siamo in connessione. E il fatto che ci fosse così tanta sofferenza ha creato un'empatia che è diventata politica subito. Per cui, secondo me, creare uno spazio per ragionare di tutto ciò che è nella parte oscura, appunto, comunque nei timori, nelle fragilità, è un'arma politica. E l'errore, magari, invece, è temerlo, come appunto temerlo per mille ragioni che possono emergere appunto in un dibattito pubblico anche a sinistra, anche nella sinistra radicale, e invece secondo me è proprio una fucina politica, perché capire dove sono le vulnerabilità, come si proteggono le vulnerabilità, come ci proteggiamo come società, cosa va richiesto e preteso, è lì che secondo me la comunicazione politica si innesta nell'epoca storica. Per cui questa è la prima cosa che volevo dire, che era un po' un ringraziamento, ma era anche una riflessione in fieri. E la seconda cosa che volevo dire, un po' sempre ascoltandovi, sentivo appunto Gaia che parlava di genealogie, cioè di dover fare delle genealogie per capire da dove arrivano certi processi e che uso ne facciamo, e appunto innestare questa genealogia nel ragionamento che faceva anche Ida rispetto all'epoca neoliberale mi sembra indispensabile, nel senso che io sono completamente d'accordo sul fatto che questa scuola di callosità, questa scuola di cinismo, che l'epoca neoliberale viene da lontano e ci conviviamo da sinistra. Pensando di genealogie e pensando in termini di costi-benefici, faccio due esempi di costi-benefici perché lo citava Ida e perché mi suona molto come un po' quasi il sunto della gestione politica della pandemia, dalla politica istituzionale in Italia piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che insomma in altri paesi. Ma appunto questa cosa di costi-benefici. Cito sempre perché mi ha molto colpito Julian Jessop, che è un economista conservatore, figlio di un economista, di un sociologo, marxista invece, che all'inizio della pandemia ha fatto il calcolo costi-benefici di quante vite valeva la pena salvare con un lockdown, quindi diceva un lockdown ci costa X in termini di PIL, poiché le vite degli anziani costano Y, se io considero tutti gli anziani che posso salvare, un lockdown non mi conviene farlo perché perdo più di PIL di quanto valgano loro. Questo è il calcolo costi-benefici che è stato fatto in quasi tutti i paesi. E il mio timore è che questo calcolo costi-benefici sia pervasivo nel nostro modo di ragionare. E in questo senso il termine genealogia mi faceva ripensare alla scuola, all'università, all'idea di capitale umano e mi veniva in mente questo testo che cito perché lo trovo un capolavoro di acrobazia, però gli è riuscita, un testo di Gary Baker di tanti anni fa che si chiamava L'economia della discriminazione, che parlava del capitale umano come l'unico tipo di impostazione economica non discriminatoria, in quanto diceva, se noi calcoliamo il valore di ciascuno, allora ognuno ha il suo merito, le sue opportunità, eccetera, eccetera. E le questioni della razza, le questioni del genere, le questioni dell'orientamento sessuale, eccetera, eccetera, non hanno più influenza, perché se noi calcoliamo il capitale umano di ciascuno, queste categorie non sono più dirimenti. Quindi lui in un certo senso in questo libro intelligente, in modo crudele ovviamente, cercava di vendere appunto le fondamenta di questa economia neoliberale attraverso la categoria di capitale umano. E lo cito perché da un lato era evidente che il gioco che stava facendo era l'opposto, cioè per ritornare, non potendo più negli anni 60-70 parlare di razzismo esplicitamente, diceva troviamo un modo di creare una gerarchia sociale tra superiori e inferiori che non vada a toccare esplicitamente quelle categorie che hanno generato troppe lotte
lotte ormai, no? Civil rights, lotte anticoloniali, lotte femministe, non potevano più essere citate. Allora la categoria di capitale umano ha evitato tutto questo, però c'è rimasta dentro questa categoria, c'è rimasta proprio, c'è rimasta in termini di cultura dominante non solo nelle istituzioni ma anche nella società, come diceva appunto Ida, non a caso. Totti, con la differenziazione tra produttivi e improduttivi, non a caso il vaccino va dato prima a chi è produttivo, alle ragioni produttive, insomma, tutte queste gerarchie. E il mio timore è che, essendo ormai incestato nella nostra modalità di ragionare, che c'è un calcolo costi-benefici, che il reddito di cittadinanza costa troppo, e le persone non producono, è un disincentivo al lavoro. Il modo in cui questa narrazione viene usata è talmente pervasivo che quello che temo è che anche in una convergenza così delicata come quella che stiamo subendo di fatto, cioè il passaggio a un governo Draghi, di cui insomma, abbiamo un po' parlato e un po' insomma, saremmo costretti a parlare, diventa un freno. Più che un catalizzatore appunto di mobilitazione, perché è come se anche tra noi, o insomma anche nel dibattito a sinistra, questo cinismo economico fosse diventato pervasivo nel legittimare tagli, nel legittimare insomma, forme di non tutela, nel non aggredire appunto politiche di cura, di tutela, di insomma di finanziamento a quelli che sono i bisogni della società più che dei privati, che secondo me è un po' è stato in questo passaggio, quantomeno dell'ultimo mese, un nodo importante. Che però ci ha trovati un po' impreparati, secondo me, un po' così incapaci di rispondere a tutto quello che stava avvenendo. E appunto, quindi, da un lato volevo riprendere la genealogia per vedere da dove arriva questa scuola del cinismo, appunto, per usare queste parole, e un po' mi chiedevo anche come appunto. Ragionare adesso, visto che adesso non ci stiamo più preparando a rispondere a una pandemia, ma stiamo osservando i primi riallineamenti per ripensare la riconversione del capitalismo, che come ci insegna Mario Draghi, sarà una riconversione tutta incentrata sulla digitalizzazione, la ristrutturazione, la disoccupazione di massa insomma, un po' la versione postuma di quella che qualche anno fa si definiva la quarta rivoluzione industriale, però almeno a quello che sembra a me, con una ristrutturazione molto aggressiva. In cui si verticalizza ancora di più non solo la diseguaglianza sociale, ma appunto il potere dei privati e la precarietà, fragilità, proto-disoccupazione della grande maggioranza della popolazione. Quindi rispetto a questo, appunto, mi sembra che capire in che modo abbiamo introiettato questo cinismo, in che modo invece mettere a frutto degli spazi di riflessione sulla risposta anche emotiva, femminista, empatica alle vulnerabilità sia un laboratorio politico, indispensabile in questo momento. Eccomi, beh, mi sembra che allora forse qualche categoria per uscire da un impasse ce l'abbiamo e che, come diceva adesso Francesca, è che forse non li utilizziamo questi saperi, che forse appunto questi saperi non entrano nel dibattito pubblico, non riescono a influenzare il dibattito pubblico, e non soltanto perché c'è una
un'attenzione a quello che è il piano puramente economico. Gli da prima diceva quasi proprio al bottino, quando a un certo punto anche il governo Conte si è distratto e a un certo punto si è passato dalla cura alla spartizione, ai soldi. Io, più che farvi le mie domande, vi leggo un po' quelle che sono state sono le domande che ci scrivono sulla diretta Facebook. Sono domande veramente molto molto belle. Abbiamo un pubblico che ci segue molto veramente attento. Elena Cianci, come anziana, 76 anni, ancora produttiva, categoria non contemplata. Ho amiche che curano madri centenarie, quindi dunque anziane e produttive, perché il lavoro di cura è un lavoro. Vi ringrazio per aver messo il dito nella piaga. Vorrei sapere come vi ascoltarvi e condividere. Tenete presente che la tecnologia non è il mio forte, siete molto bravi, Ida, ma soprattutto davvero tutti superlativi. Anche oggi ho imparato molto. Grazie e buon lavoro. Stefania Esposito, siamo da decenni nelle mani di governi tecnici che dovrebbero risolvere problemi da loro creati ed è un fenomeno, credo, mondiale, italiano di sicuro. Il pensiero critico e la figura dell'intellettuale relegati ai margini perché fuori tempo massimo e perché sembra sempre a tutti che tempo non ce ne sia. Addirittura a voler problematizzare un tema si viene spesso accusati di creare ostacoli alla ricerca delle soluzioni possibili. Insomma, siamo passati dall'analfabetismo strutturale, che pure consentiva di affidarsi a quello volontario, che non consente più l'alterità. Questa è Stefania Esposito. Alessandro Negrini, una domanda probabilmente ingenuotta da parte mia, me ne scusa, Ida Domenigliani, ha detto che la ripartenza non può essere solo economica e sono d'accordo con lei. Ma come si fa a non essere solo economica se tutto, dai giornali ai talk e ancor prima tutto l'arco parlamentare, pensano e parlano solo dentro una visione liberista? Rammento un anno fa quando ci chiedevamo nulla potrà essere come prima, ora vira tutto verso il prima, con lo stesso linguaggio di prima. Quali passi si possono fare, in quali ambiti, con quale strategia affinché questa visione di cui parli e che aneliamo esca dall'Accademia e dal recinto di pochi? Chiudo ringraziando tutti voi. Francesco Selva invece dice: triste il silenzio tombale sulle fasce marginalizzate, dai barrios, credo, sociais alle varie periferie, sui precarissimi equilibri della pandemia, che la pandemia sta spezzando in tali contesti. È sempre solo una questione di economia, una società di solitudini. Ripartire, questo è Francesco Selva, invece Davide Palaia, ripartire sì, ma come? L'economia non ha una visione chiara del sociale, il sociale sembra volersi approfittare dell'economia quando ormai è in uno stato di sudditanza da decenni. Sarà un governo tecnico-politico, un nuovo umanesimo a doverci salvare. E infine Elena Russo, una riconversione che può aumentare drammaticamente i divari e lasciare indietro intere classi sociali che non si adattano. Come fare per influenzare il dibattito pubblico? Mi sembra che siano tutte quante domande molto convergenti, nel senso c'è una domanda di politica infinita, e proprio perché tra le varie emozioni mi sembra che appunto ci sia quella del discorso politico. E prima c'era forse ne parlavamo in pubblico, tra noi prima in privato si diceva che questa morte, il soffocamento è materico, ma anche è un'immagine, una metafora molto forte, un'immagine molto forte. Io credo che anche l'anestetizzazione sia un'immagine, cioè sia un elemento molto forte di queste morti. Poi appunto si muore effettivamente appunto sedati, in una sorta di sonno in cui si passa dalla vita alla morte senza come si dovesse essere spenti, eccetera, eccetera. Io penso che in questa metafora della mancanza di respiro c'è anche appunto questa sorta di sedazione e di anestetizzazione del discorso politico. Ida o Gaia, chi vuole, se vuoi, facciamo un cambio e facciamo Ida prima e poi Gaia, se per te va bene. Ok, così. Sì, dai, ma grazie delle domande, ma grazie anche a Francesca e a Christian per le cose che hanno messo, che hanno rilanciato. Francesca in particolare ti devo proprio un grazie di cuore perché una parte del coraggio che noi dobbiamo prendere, che soprattutto noi donne dobbiamo prendere, è di lottare dentro la sinistra radicale, perché il registro dominante non incrida anche il nostro discorso. Io su questo sono d'accordissimo con te, però siccome ho più anni di te,
Questa è l'operazione da cui è nato il femminismo. Il femminismo nasce proprio come critica interna al discorso della sinistra radicale e io sono del tutto d'accordo con te che va rifatta adesso questa operazione, perché appunto il linguaggio del negativo, il piano del negativo si riprenda il suo posto in un tipo di discorso politico che spesso rischia di essere troppo euforico, no? Sì, tu parlavi di Spinoza, insomma, io traduco, diciamo, troppo euforico. E quindi rischia di rimuovere anch'esso poi dei dati dell'esperienza, no? Dei dati dell'esperienza. Quindi grazie davvero, grazie anche a Christian che prima ricordava, mi ricordava, diciamo, questa cifra dell'impotenza maschile in questo momento. Io sono insomma, strasicura di questo. Anche in questa pandemia c'è stata questa epifania dell'impotenza maschile spacciata regolarmente per delirio di onnipotenza. Guardate, c'è un'immagine iconica da questo punto di vista che è la. Vi ricordate quando Trump si scopre positivo e va in ospedale con l'elicottero? Beh, lì l'elicottero era un segno di potere, naturalmente, no? Perché se mi ammalo io non mi viene a prendere l'elicottero nel giardino di casa. Ma era, però, secondo me, inconsciamente era anche un grandissimo segno di impotenza, perché a me mi ha ricordato proprio un'associazione fulminea è stata. Mi ha ricordato la fuga da Saigon degli americani, l'elicottero che parte da Saigon quando la guerra in Vietnam finisce con un'enorme sconfitta. E quindi diciamo questo registro molto maschile di una politica che mostra sempre i muscoli, secondo me la pandemia l'ha fatto abbastanza a pezzi e oggi infatti, diciamo quello che viene riproposto, io voglio parlare del governo Draghi. Diciamo, è l'altra faccia, no? La faccia della competenza, che non è la volontà di potenza del politico tradizionale, è una volontà di potenza raffreddata, diciamo così, no? O almeno contrabbandata per più fredda, più oggettiva. Naturalmente è tutto falso, è tutto ideologico. E io vorrei lanciare un piccolo appello, dato che ho la possibilità di farlo. Cominciamo a non prendere sul serio la favoletta che ci è stata raccontata sulla formazione di questo governo, per favore, perché non è stato un governo che viene fuori. Io ho scritto un pezzo che si intitola I governi non li porta la cicogna. I governi non nascono perché il Presidente della Repubblica un pomeriggio in preda al panico telefona al Salvatore della Patria. Qui c'è stata un'operazione dell'establishment transatlantico che ha voluto questo governo in Italia per, diciamo, consolidare questo tentativo di ripresa del capitalismo europeo. Quindi bisogna rapportarsi a questa novità con molta, forza, con la stessa forza che questa soluzione pretende di spiegare, quindi non ce la dobbiamo bere, bisogna reagire con forza perché ha perfettamente ragione Francesca, il disciplinamento sarà molto duro se noi non ci opponiamo, proprio il disciplinamento sociale sarà molto duro. Prima di concludere su questo, un'altra breve parentesi sulla questione del capitale umano sollevata con tanta acutezza da Francesca. Questa espressione capitale umano ricorre per l'ennesima volta, usata in senso positivo, con intenzioni positive, anche nel discorso di insediamento di Draghi, e per me è stata, cara Francesca, la luce che si è accesa che mi ha dimostrato che si tratta di un'operazione di restaurazione neoliberale, perché veramente aver sostituito ad un arco enorme di cose l'espressione capitale umano
compreso l'umano, cioè aver sostituito all'umano l'espressione capitale umano, secondo me è stata la vera rivoluzione cinica dell'etica e della razionalità neoliberale. Finché noi non ci liberiamo di questa espressione, non ne veniamo a capo. Come si riparte e come si fa a Ida, ti posso opporsi? fare una domanda proprio piccola su Come no? questo? Proprio perché, come dire, ho presente il filo degli incontri. Tu, quando facesti l'analisi del neoliberismo la prima volta, a un certo punto dicesti una cosa molto piccola, dicendo bisogna anche capire qual è il fascino della ragione neoliberale. Su questo magari ti vorrei chiedere un pezzetto, una piccolissima cosa. Perché in qualche modo questi discorsi che a noi ci sembrano completamente respingenti, agghiaccianti, eccetera, eccetera, poi trovano così, soltanto questo. Perché l'astuzia della razionalità neoliberale è che punta sulla autovalorizzazione. Quindi ci sono un paio di generazioni che sono cresciute a pane e capitale umano che accolgono questo lessico, perché il capitale umano è prima di tutto il proprio capitale umano, no? E quindi è il perno su cui si basa l'imperativo ad autovalorizzarsi, quindi a essere imprenditori di se stessi, a competere con i propri simili, ad affermarsi, a presentare 10 curricula al giorno, a firmare perfino le mail. Scusate se io faccio queste notazioni molto low profile ogni tanto, ma sono molto colpita. Cioè, a me non mi è mai venuto in mente di scrivere in calce ogni mail che mando qual è l'ultimo saggio che ho scritto, l'ultimo libro a cui ho partecipato. Cioè, sono tutti micro comportamenti stupefacenti che proprio dimostrano, stupefacenti per una come me che viene dal 68 e seguenti, diciamo, che proprio dimostrano come l'etica dell'autovalorizzazione sia diventata un'etica assolutamente interiorizzata. Anche, come diceva prima Francesca, anche nella sinistra radicale. Su questo, perché il neoliberalismo non è un regime autoritario, è un regime che si basa sul governo dell'autogoverno, quindi sul governo dell'autovalorizzazione, dell'autoimprenditorialità, dell'autopromozione, dell'auto incitamento alla performance, dell'autoincitamento alla prestazionalità, tutte queste cose. Quindi ha bisogno, l'etica neoliberale ha assolutamente bisogno di essere condivisa, di essere interiorizzata, se no non funziona. E quindi noi dobbiamo lottare in primo luogo contro questa interiorizzazione, contro questa finta libertà, no? Perché alla fine è questo. Cioè, la ragione per cui io non valuto con criteri morali quelli che si vanno a prendere ancora adesso l'aperitivo facendo assembramenti è che capisco che lì c'è un'interiorizzazione, diciamo, dell'imperativo del godimento, che è un imperativo dell'etica neoliberale. Che cosa ci ha comandato il neoliberalismo per anni e anni? Godete, no? Godete in primo luogo del fatto di essere prestazionali, produttivi, alegali, no? Di fregarvene delle leggi e quindi anche delle leggi anti-Covid. Chi se ne frega, tanto la legge ormai non conta niente, conta l'adattamento. Quindi noi dobbiamo, da questo punto di vista, io dico che ci vorrebbe un nuovo 68, perché non mi riferisco soltanto, diciamo, alla mobilitazione dal basso, mi riferisco anche a ci vorrebbe un temporale, diciamo, una grande bufera che scacciasse via tutta questa paccottiglia del lessico e dell'etica neoliberale che ci ha conformati così sostanzialmente. Comunque, come si fa a uscirne? E io naturalmente, se avessi le ricette, non sarei così, insomma, preoccupata come sono. Penso che noi dobbiamo però fare seriamente alcune cose. Per
riprendere a ribellarci, e in particolare uscendo da queste affabulazioni mediatico-politiche, cioè di fronte alle quali proprio bisogna assumere una posizione eretta e dire che non è possibile. Cioè, non è possibile che tutta la stampa nazionale diventi imbambolata di fronte alla formazione dei nuovi governi, ogni volta peggio. Cioè, che ci si scatti questa adorazione per l'uomo della provvidenza di turno. È qualcosa che chiama in campo proprio la nostra dignità, non possiamo sopportarlo. Le cose pratiche da fare, sono, secondo me, guardarsi da questo eccesso di digitalizzazione, cioè porci seriamente il problema che questa digitalizzazione o riusciamo a piegarla anche a un uso politico di mobilitazione oppure non va bene perché diventa solo isolamento. E io non sono una contra, non ho pregiudizi, diciamo, penso anche che dia molte chance positive come quella di stasera, no? Un incontro così l'abbiamo convocato con facilità, eccetera. Però dobbiamo stare studiare questa cosa dal punto di vista delle sue possibilità e dei suoi effetti positivi e negativi. Bisogna riaprire il discorso sul riformismo perché le classi politiche occidentali hanno il dovere di svegliarsi da questo punto di vista. Cioè, si è molto parlato durante le elezioni americane, no, di questo ricordo del New Deal che viene fuori nella società americana, di questa possibilità che perfino Biden, che pure è un moderato, centrista, eccetera, si rendesse conto che ci vuole qualcosa di quella potenza. E quello oggi sta un po' anche a noi, no? Che non siamo dei riformisti, però siccome di riformista non c'è più nessuno, tranne quelli come Matteo Renzi, che ancora pensano che il riformismo sia quello di Tony Blair, bisogna riappropriarsi della tradizione riformista degli anni 60 e cercare di rilanciarla contro la restaurazione neoliberale. E poi bisogna fare due cose: premere sul sindacato, perché scusate, io sono molto delusa da questo sindacato italiano, vi devo dire la verità, non vedo nessuna conflittualità. Inventarsi delle pratiche naturalmente e soprattutto, questo lo dico per fare contento Cristian e me stessa, che siamo due fissati della materia, cercare di capire come costruiamo dei media che possano minimamente contrastare questa produzione ideologica di massa che ci viene impartita tutti i giorni, soprattutto dalla televisione, che in Italia continua a essere, c'è poco da fare, il principale canale di produzione dell'opinione pubblica, grazie al fatto che noi ci siamo tenuti Berlusconi per 20 anni, unico paese dell'Occidente ad aver avuto una esperienza di questo tipo. E quindi io penso che ci siano appunto dei precisi canali su cui lavorare per cercare di far ripartire le cose. Quando io dicevo non solo una ripartenza economica, perché penso che ci voglia anche una ripartenza psicologica in primo luogo, perché siamo tutti malconci e depressi e dobbiamo saperlo, e ha ragione assolutamente Francesca, cioè bisogna parlare di tutto questo, bisogna assolutamente parlare, non abbiamo altro modo per elaborare la depressione che socializzarla e parlarne e quindi cercare di avere una ripartenza anche psicologica e una ripartenza politica di protesta, di lotta, di contestazione e di materialità appunto delle ragioni delle vite e dei corpi. Grazie, basta. Scusate, sono stata lunga. Che bisogna parlarne, come giustamente dici tu, ma sei stata lunga, ma non so se lunga, ma sicuramente molto chiara e anche molto coinvolgente. Gaia, ti leggo, oltre tutte quelle che erano state dette, le domande di prima, c'erano anche un'ultima serie di domande piccole.
Ho l'impressione che non solo il neoliberalismo abbia pervaso in ogni aspetto le società, le singolarità, ma abbia portato anche un assopimento misto ad una rabbia orizzontale verso i propri pari, piuttosto che verso i gradini alti della scala sociale, rabbia verso chi percepisce il reddito di cittadinanza, attacchi contro la categoria dei docenti. Come si può riaccendere la riflessione e come si può diffondere l'educazione all'empatia, categoria ormai silente tra i singoli? Sembra un circolo vizioso dal quale è impossibile uscire. Questa è Annalisa Pagano, invece Rosa Maria Verardi, ma l'autovalorizzazione non è la stessa che permette anche alle donne di quegli anni di emanciparsi? Questa è una domanda, come dire, molto scivolosa, ma interessante, evidentemente. Io volevo chiederti anche che noi abbiamo vissuto, diciamo, questa pandemia da luoghi molto diversi. Io sono stato sempre a Roma, perché io, come dire, sono una specie di personaggio strano che, oltre al raccordo anulare, già mi manca l'ossigeno. Però, insomma, è vero quello che diceva Ida, queste cose permettono anche, per fortuna, di parlare e di fare dibattiti tra persone che vivono in posti diversi. Gaia in questo momento è a Lisbona, il Portogallo e forse la Spagna hanno vissuto diversamente questa pandemia e con come dire, elementi diversi anche da quelli dell'Europa. Francesca ha visto come è andata in Inghilterra e come è andata in Italia, e anche la differenza tra i sistemi regionali rispetto alla sanità è una delle cose che abbiamo visto, ha deciso molto. Di fatto, quello che dicevi prima è che tra le varie crisi che sono state attraversate da questa pandemia, sicuramente anche quella della crisi dello Stato-nazione, la crisi delle autonomie regionali e nazionali, cioè la crisi dei sistemi democratici con cui abbiamo lavorato, cioè nel senso, a un certo punto si è parlato di sistema prima di virus cinese, poi di Europa, poi di metodo inglese, poi di approccio spagnolo, approccio statunitense, eccetera, eccetera. E come se effettivamente poi una pandemia non fosse un qualcosa che mettesse invece insieme tutti gli uomini in maniera molto chiaramente, appunto, rendendoci totalmente simili. Siccome prima tu hai parlato proprio di come il dispositivo della razza è un dispositivo che chiaramente poi serve anche e molto a creare dei meccanismi di differenziazione verso il basso, e ti volevo chiedere anche come hai visto scatenarsi questa crisi, questa pandemia nella crisi che era già di lunga durata degli stati-nazioni e delle altre strutture democratiche. Grazie Christian. Vorrei collegare la tua domanda a tutta una serie di sollecitazioni che sono state fatte nel corso dell'ultima ora, da Ida, da te e da Francesca. Prima di tutto, voglio tornare a quello che diceva Ida sulla ragione, la ragione che non accetta sofferenza, non accetta la negatività e non accetta la morte e non accetta la vulnerabilità. Cioè, tutto ciò che è vulnerabile è un side effect della ragione, per cui come tale non è politico. La vulnerabilità non è politica. Questa è una questione che in realtà ha una lunga genealogia, appunto, una lunga genealogia moderna, non che non ce l'avesse prima della modernità, ma la modernità razionale, cartesiana e poi illuminista l'ha proprio codificata in questo senso, cioè tutto ciò che è razionale, ed è razionale nel senso maschile, che non significa appunto che non venga poi fatto proprio anche dalle donne di potere, ma tutto ciò che è razionale è positivo. E tutto ciò che può risolvere una crisi della razionalità è solo la razionalità. Se noi andiamo a vedere, io mi sono documentata in tutti questi anni, per quanto riguarda, diciamo, gli immaginari distopici, i film che guardiamo, che cosa consumiamo a livello televisivo, che risposte ci siamo andati a cercare durante la pandemia. Erano tutti film apocalittici o post-apocalittici che di fatto ricollocavano la ragione sempre come unica soluzione. Ossia, c'è un problema legato alla tecnoscienza e per rispondere al problema legato alla tecnoscienza, come la pandemia, perché la pandemia è il risultato di, come dire, degli effetti della tecnoscienza, vogliamo più tecnoscienza, no? E quindi
Com'è che risolviamo la questione della pandemia, del contagio, diciamo, trasversale, con maggiore tecnoscienza, con maggiore digitalizzazione, con maggiore controllo sociale attraverso la digitalizzazione. E questa cosa qua, diciamo, riconfigura ciò che è sociale, ciò che è asociale. Prima mi riferivo al fatto che non solo appunto chi propone, si diceva anche nelle domande che ci hai letto, chi propone discorsi, epistemologie alternative viene immediatamente tacciato di essere prolisso, buonista o di non cercare soluzioni fattibili, no? Materialmente fattibili. Tutto ciò che è pensiero, che esce, che fuoriesce da questa epistemologia totalitaria, è considerato asociale. Per cui, che cos'è sociale? Sociale è solo e esclusivamente ciò che riproduce quel tipo di modello sociale. Appunto, l'aperitivo al Naviglio, dove non è solo trasgredire le regole, ma è portare il virus dentro le case, è portare il virus in condizioni in cui una serie di persone, a noi molto care, diventano iperesposte. Ma non ci importa, andiamo lo stesso a fare l'aperitivo ai Navigli. Allora, questa non è resistenza, non è la resistenza di cui parla Ida, questo è assolutamente rientrare dentro quel binario. La resistenza è la resistenza che durante tutta la modernità è stata tacciata di sovversione. Chi scappava dalle piantagioni, chi scappava dagli angusti spazi della produzione industriale scendeva in piazza, le donne che fuggivano dalle famiglie, cioè i soggetti che hanno trasgredito le regole del capitalismo moderno e poi del capitalismo postmoderno, ne abbiamo. Quanti ne vogliamo, ok? La questione della razza qui, io sai, Christian, non è che riesco a vedere la razza in modo puro, appunto, la razza è frutto di relazioni di potere, sono relazioni di potere molto più sfaccettate che esclusivamente una questione legata alla divisione in due di una società come può essere quella americana, anche perché quella americana non è divisa in due, ma se vogliamo ci sono tutti i migranti non neri, che stanno costituendo un esercito immenso, non solo un esercito, diciamo, che può sostituire o è costantemente rinnovabile, ma un esercito che sta e richiede diritti. E poi c'è tutta la parte, ovviamente, tutte quelle popolazioni indigene che sappiamo bene, anche recentemente, si sono auto-organizzati per evitare l'estrattivismo o la distruzione dei loro territori, okay? Pensiamo alle pipeline di acqua, petrolio, eccetera, eccetera, no? Che è stata contrastata dai Sioux. Bene, in tutta questa amalgama di resistenze, oggi che tipo di linee di accettabilità del conflitto vengono stabilite? Esattamente quello che diceva Ida e quello che diceva Francesca. Cioè, ci sono nuove linee che definiscono ciò che è riprodurre la società e ciò che è destabilizzarla, al punto che in realtà chi è incluso nella comunità, diciamo, privilegiata della società, nella comunità visibile, sono sempre meno persone. Allora, la razza entra dentro al fatto che per me, per esempio, io non parlo mai di empatia. Perché essere empatici, e qui torno, come fa sempre Francesca, agli studi afroamericani, ok? L'empatia come concetto è stato decostruito e criticato profondamente dalle storiche sociologhe della piantagione afroamericane. L'empatia come gesto gerarchico, come rimessa al centro di alcuni soggetti che empatizzano con i soggetti subordinati, ok? La prossimità in questo senso, e di nuovo torniamo alle pratiche che invocava Ida. La prossimità significa poter stare insieme, discutere insieme, capire che cos'è che è trasversale alle lotte e tentare di stabilire nuove grammatiche inclusive, no? Grammatiche politiche inclusive. L'empatia è problematica, non è un caso che Ida abbia citato donne di potere. A me interessa la prossimità, perché dell'empatia, francamente, della Merkel, non me ne faccio un accidente. Invece mi interessa sapere che dentro i territori, i bairros sociais di cui parlava Francesco, ci siano linee di comunicazione e di auto-organizzazione trasversale agli spazi che saranno sempre più ghettizzati, sempre più definiti a livello urbanistico come spazi di contenimento. Non è più solo la casa, sarà un pochino più della casa, ma sarà veramente uno spazio di contenimento.
e di rielaborazione della sfera politica assolutamente segregante ed escludente. Allora, a me interessa questo tipo di discorso, quello della prossimità. Il Portogallo, per esempio, il Portogallo che ha una, diciamo, in cui la famiglia, nel bene e nel male, è ancora vissuta come un elemento centrale di costruzione sia del discorso che delle reti sociali, della fabbrica del sociale. È stato molto attento alle popolazioni più anziane, ma il Portogallo, come tutte le altre nazioni europee, è una nazione che si fonda su un passato coloniale e si fonda su un razzismo interno molto chiaro, per cui i quartieri autocostruiti dove vivono i bianchi poveri, le persone gitane, quindi le popolazioni rom e a grande maggioranza, le persone razzializzate, soprattutto dalle ex colonie, che sono cittadine o non sono cittadine, sono stati quartieri completamente dimenticati. Sono quartieri che vengono attraversati quotidianamente da persone che non solo prendono autobus, treni, ma prendono il traghetto dalla parte, diciamo, dai loro appunto quartieri al di là del fiume Tago per venire a fare lavori dentro l'edilizia, come nelle pulizie, di badantato, tutti i lavori umili e non specializzati. E queste persone hanno dovuto, senza nessuna protezione, attraversare città, quartieri per ore, a qualsiasi ora del giorno, anche durante la pandemia. E non se ne fa un discorso pubblico, non c'è un discorso di prossimità, non c'è un discorso che quello che insomma, tentavo di perorare io, di qual è la vita in modo trasversale alla comunità, le forme della cura mutua e dell'autocura che devono esserci dentro un discorso politico contro la reazione e contro una ripartenza di quel tipo lì, una ripartenza neoliberista. Non ci sono state. Se una società, come dire, si richiude dentro un tentativo non inclusivo di ripensare la sfera del politico, secondo me non andiamo molto lontano. E qui rientra anche la questione della terra. Allora, ci sono tante esperienze in Italia di resistenza, di auto-organizzazione, che hanno fatto dell'appartenenza a un territorio, no? Dell'essere partecipi dentro un territorio, una questione non solo di salute, ma anche di salute collettiva e salute mentale, cioè dello stare dentro uno spazio, valorizzare quello spazio che non è solo uno spazio urbano, non è uno spazio semiotico, simbolico, è la terra. Ok? Sono esperienze di economia circolare, sono esperienze di rivalutazione del territorio, sono esperienze di detossificazione del territorio, eccetera. Queste sono già lì. Sono esperienze che ci dovrebbero dare in là per una ricostruzione del nostro linguaggio politico, per una grammatica della nazione che è ben oltre la nazione e che è ben oltre la svolta autoritaria e conservatrice. Poi, di fatto, capitale umano sappiamo che è molto complicato, lo diceva Ida, capitale umano dipende sempre, non è neutro, dipende sempre da qual è lo sguardo e da qual è il punto di vista a cui si guarda, no? Da cui si guarda. Io più che capitale umano vedo cavie umane, di fatto, cioè per questo che secondo me dalle resistenze, per esempio, dei migranti contro la coazione a rilasciare le impronte digitali, bisogna imparare qualcosa, perché attraverso la digitalizzazione a cui siamo stati obbligati durante questa pandemia, non sto parlando solo di webinar, Zoom, sto parlando della tracciabilità di qualsiasi cosa noi facciamo, no? Che prima sembrava opinabile o sembrava di poter scegliere, adesso è diventata chiarissimamente quello che è, cioè si è svelata per quello che è, di fatto è una estrazione costante di valore, qualsiasi cosa noi facciamo, ovunque noi andiamo, qualsiasi cosa fa il nostro corpo, dove si muova, cosa acquista, con chi sta, eccetera, eccetera. Bene, noi da capitale umano rischiamo costantemente di diventare cavie umane per la super estrazione di valore. Anche quando non lavoriamo, basta solo che viviamo, siamo oggetto di estrazione di valore. Allora lì, veramente, secondo me, più che inventare una nuova grammatica, bisognerebbe andare a vedere la grammatica che già c'è, capire nei nostri territori che cosa già si è mosso in questi anni in modo molto chiaro, molto definito e in una relazione, creando una relazione molto interessante, non solo fra la sfera politica e la sfera individuale, ma fra la sfera corporea, e la sfera affettiva. E che ha tentato di opporsi al populismo di cui parlava un altro commento.
e vedere da lì, partire da lì e rivedere in che modo socializzare attraverso la prossimità, quel tipo di lotte. Io vengo appunto dal Portogallo, il Portogallo è legato a doppio filo con l'Africa e il Brasile, nel senso che moltissimi dei miei amici, compagni, compagne, studenti, colleghi vengono da varie ex colonie africane e dal Brasile. E lì, insomma, le forme di resistenza sono state tante. Ovviamente non se ne è parlato, no? Perché sono luoghi per il disastro, quindi no? Delle resistenze periferiche nelle grandi città brasiliane non se ne parla. Di cosa le persone abbiano fatto o siano state costrette a fare in condizioni estreme, di estrema violenza, non si è detto niente. Come possiamo imparare dalle lotte esistenti se non ne sappiamo niente? Ok? E questo è fondamentale. E qui ritorniamo alla sollecitazione di Ida, fare nuovi media. Smettere di rivendicare quelli che già ci sono, fare nuovi media, far circolare quanto più possibile le forme di resistenza e tentare di capire quanto ormai il mito autopoietico di nuova grammatica, non mi chiedo se in realtà più che guardare di nuovo a noi non bisogna guardare anche altrove. Okay? E per me questo è una questione fondamentale. L'ultima sollecitazione che colgo è quella del salvatore della patria. Allora, del Salvatore della Patria, io ho parlato in tanti momenti recentemente, proprio del Salvatore della Patria, bianco, maschio, eterosessuale, che in un certo senso sembra riportarci indietro a una grammatica della nazione che è quella militarista della Seconda Guerra Mondiale, quella mussoliniana, ok? Dove più che i militi ignoti è di fatto la personalizzazione dell'uomo forte che dà soluzioni razionali. Torniamo sempre allo stesso discorso. Soluzioni razionali per chi, in che modo e a quale fine, e soprattutto alle spese di chi. Perché se io mi devo identificare nel salvatore nazionale, devo abbandonare la mia capacità di discernimento e di contrapposizione, di resistenza. Ci sono forme di resilienza fatte da, diciamo, in modo orizzontale, da gruppi di persone che mi interessano molto di più. Il problema è che dalla questione della frontiera e dell'emergenza cosiddetta della crisi migranti, dove l'unica crisi che esiste è quella dell'Europa e della sua identità, non la crisi migranti, no? Da quella crisi alla crisi finanziaria dal 2008 in poi, alla crisi Covid, l'unica cosa che di fatto l'establishment, e sto parlando non solo di quello politico, ma anche di media, soprattutto dei media, che ci hanno proposto è quella del Salvatore bianco, del Salvatore maschio, sempre lo stesso, no? Con una genealogia molto differente, non sto parlando di un ritorno a Mussolini, ben me ne guardo, ma con una capacità di catturare il consenso perché di fatto risponde a quella grammatica neoliberista. Più razionalità, più economia. E il fatto che qualsiasi, come diceva un altro commento, ci sia una guerra fra, non dico vulnerabili, ma passibili di vulnerabilità, è perfettamente interna a questo discorso mainstream. Ossia, abbiamo bisogno di più scienza, ma la scienza non è una, la scienza sono tante, e la scienza è un campo di battaglia. Quale scienza, quale voce dentro quei campi di battaglia? Non esiste una sola risposta. Ok? C'è bisogno di più scienza, più tecnologia e più economia. Bene, a discapito di tutti coloro che tentano di dare una risposta un attimino più articolata e non univalente a uno stato delle cose che pretende che si abbiano più epistemologie. Scusate, l'ho fatta un po' lunga, mi sono un po' agitato. Io sono 2 ore, io sono felice. È un incontro veramente bellissimo, generoso. La generosità credo che sia, come dire, una delle cose che l'intelligenza ci serve molto. E, mi viene a dire soltanto molte, molte grazie davvero a Gaia Giuliani, a Ida Domenigliani, a Francesca Coin che hai proposto, ideato questo incontro. Tantissime grazie alle persone che ci hanno non soltanto ascoltato, ma insomma, per fortuna, come dire, anche il tono e come lavoriamo per creare questi dibattiti fanno sì che ci sia,
una comunità che ogni volta, insomma, con cui cerchiamo di interagire. Grazie tantissimo all'Hub TV, anche per quel discorso che prima faceva Ida sui media dal basso. Di fatto l'Hub TV, poi insomma non la presentiamo alle volte mai, ma ci sta seguendo dall'inizio del lavoro che abbiamo fatto con Grande come una città. È una TV sociale di territorio che lavora appunto proprio per la condivisione dei saperi nel terzo municipio a Roma e cerca anche di fare formazione proprio sui media e anche questo ci serve molto per far sì che non siano soltanto estrazioni di valore ma siano appunto consapevolezza, formazione, autoformazione, eccetera. E mi sembra che sia stato un incontro talmente bello che mi piacerebbe avere già, come dire, una sbobbinatura o una riflessione. Tutti gli incontri di Grande come una città, noi Ricordatelo. No, ma la facciamo noi. No, non vorrei, no, non ve lo chiedo, no, nel senso tutti gli incontri che andiamo alla città, noi li lasciamo appunto online, questo sarà online, ma l'idea appunto è poi anche di dargli un valore. Mi sembra che ci siano talmente tante cose che sono state dette e soprattutto tanti strumenti, cioè è tornato molto la questione del dare strumenti, darci strumenti, condividere uno strumentario, un lessico, delle categorie, delle ermeneutiche, degli strumenti di analisi. E quindi davvero grazie, lo dico insieme a molte delle persone che anche su Facebook ci scrivono davvero grazie, sottolineo quindi davvero e davvero grazie. Non so se ci sono altre cose, e ti lascio forse a te l'ultima parola, Francesca, se no era soltanto un saluto e un brindisi, insomma, mi sono già stappato una birra, ma insomma. Abbiamo visto, io volevo solo dire grazie all'Hub TV, vorrei dire ancora grazie a Gaia Ida, che per me è una gioia essere con due donne così straordinarie a parlare, a dibattere, visto che non abbiamo sempre le occasioni. Grazie Grande come una città, che è una comunità stupenda, per cui ribadisco il davvero grazie per la 35esima volta e buona serata a tutti. Dai. Anche a Giorgia Vaccari e tutte le persone che ci Buona danno una mano, giornata. grande come una città, davvero. Grazie a Grazie voi. mille. Ciao ciao. A presto. Emanuele, tutto a posto?